serratura è questa, attacchiamoci. È sicura, sì? Molto sicura. Molto sicura? Sì. Allora, cosa devo fare? Niente. Nulla. Assolutamente, l'imbragatura è regolata. Non è strettissima. No, non deve essere stretto perché così riesci a correre più agevolmente. Ok. Sono con Maurizio Tassinari. Buongiorno Maurizio. Buongiorno. Istruttore di parapendio, paramotore e anche deltaplano. Come sono le condizioni oggi? Direi perfette. Perfette? Sì, sì, molto buone. Questa molto volta buone. Ho deciso di sorvolare questa zona non in elicottero, ma con il parapendio. Bene. Ma lo possono fare tutti? Lo possono fare tutti, sì, sì. Quali sono le difficoltà? No, nessun tipo di difficoltà. L'importante è seguire una buona scuola, essere assistiti da un istruttore e soprattutto non avere fretta. Ma in questa zona, Maurizio, è tanto diffuso il parapendio? Beh, c'è un club che si chiama Pericolo Generico. Eccolo, ironicamente. Proprio per scaramanzia, direi. Sono circa 30 soci, 30 praticanti. La zona, non ci sono grandi dislivelli, però la zona è interessante. Comunque lo fanno tutti? Lo può fare chiunque, ovviamente, abbia una... Da quanto tempo è diffuso? Qui, ma saranno 15 anni. Ah, quindi oramai va bene, testato, va benissimo. Intanto voi guardate dove sono stato qualche giorno fa. Noi ci vediamo tra pochissimo in volo. Vai! Vai, vai, corri, 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 corri. Bravo. Maurizio, sì. Da che altezza siamo partiti? Da un dislivello di circa 400 metri. 400 metri. Quindi ci facciamo 400 metri? Sì. Tu sei arrivato a che altezza? Ah, si arriva anche a 3.800-4.000. Che bello della giornata. E quanto dura? Anche ore, ore. Quanto è stato il 5-6 ore anche. Che bello. Senti, ma problemi di ossigeno? No, perché la permanenza non è tanta. Dove ci troviamo qui? Qui siamo allora sopra... siamo nella Valle del Vidente, quello lì alla nostra destra è Cusercoli. Ecco, quindi sopra Cusercoli. Cercheremo di andare sopra il suo castello. È quello che abbiamo di fronte a noi? E quello sì. Risale a che età? Guarda, non lo so. Che emozione. Senti, ma la persona più anziana che hai portato? Ho portato uno di 78 anni. Allora, adesso per l'atterraggio cosa dobbiamo fare? Oh là là. Che facciamo adesso per l'atterraggio, come mi hai spiegato prima? Piedi. Vado in piedi allora? Vai, in piedi adesso, bravo. Ok. Ok, su, su, fai due passi. Posto, 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 fermo così. Ok. Ok, perfetto. Ah, come sono andato? Molto bene. Maurizio. Sei stato bravissimo, sei un pilota nato. Veramente? Sì. Senti, ma per avere il brevetto, l'attestato di volo. Sì. Quanto tempo ci vuole? Ma, guarda, per imparare... A volare almeno da 6 mesi a un anno. 6 mesi a un anno, quindi per imparare bene tutto, le direzioni del vento, non bisogna farlo così. Sì. Perché comunque magari sono delle avversità. Un corso serio con una scuola. Certo. E abbiamo qui con noi il capitano Enrico De Gaetano. Buongiorno. Enrico, come sono andato? Benissimo, benissimo. Detto da lei. Atterraggio impeccabile. Impeccabile. Maurizio, io ti ringrazio. Grazie a te. Ma non ti lascio così. Ti do una mano a ripiegare almeno la vela. Grazie. Posso avere questo onore? Accetto volentieri. Dai. Grazie.